Una giornata importante oggi per Rivara, un omaggio, un ricordo a Carlo Liani. Sì, è importante, come nell'ambito della fiera abbiamo voluto ricordare i 150 anni della morte di Carlo Liani e i 30 anni della villa Liani, dove praticamente 30 anni fa l'amministrazione comunale da Via Grassa si è spostata qui, quindi il municipio è 30 anni che è operativo in Villa Liani. Diciamo che è una delle sedi più belle del Canavese ed è giusto ricordare. Ed è giusto ricordare Carlo Liani nei 150 anni perché sapevamo poco di lui. Sapevamo della villa, del parco, di Corso Liani, ma poco di più. Sapevamo che era il cognato del Pittara. Allora abbiamo voluto far fare questa ricerca, che oggi abbiamo visto con questo, si è conclusa con la presentazione di un libro redatto dalla professoressa D'Aroi con la collaborazione di altri ricercatori, che un po' va a scoprire di nuovo la storia di questo personaggio famoso ma sconosciuto nello stesso tempo, quindi che ha dato tanto, tanto, tanto a Rivara ed è giusto valorizzarlo. Una giornata che si è svolta qua nel parco appunto di Villa Liani con una bellissima carrozza, con dei gruppi in costume d'epoca, con i rappresentanti appunto del docufilm che verrà presentato questa sera e oggi nel pomeriggio invece ci si sposterà nel castello. Sì, la parte importante anche di Villa Liani è stato il castello, perché giustamente dicevamo prima il suo cognato, il Pittara, ha usato il castello come base per la famosa scuola di Rivara e quindi è importante oggi spostarsi al castello, dove vedremo alle 18 questo docufilm che racconterà la vita dello Liani. Però ne approfitto invece per dire un'altra cosa, appunto tornando ai 30 anni di Villa Liani, ho voluto anche ricordare i sindaci che sono passati da Riccardo Val, Giancarlo Buffo, Silvio Riorda, Gianluca Quarelli che mi hanno preceduto. Perché questa si è stato portato avanti questo lavoro, la villa è stata mantenuta bene, il parco è mantenuto bene, Rivara vive bene perché c'è tanta gente che sono stati sindaci passati che hanno lavorato per il paese, tutti come sto lavorando io per cercare di migliorare il nostro paese.